Mamottaland, Mamotta Park, ma che sta finendo un po' come fu con Pirlo. All'epoca era Pirloland, quindi Pirloland è fallita. E Mottaland? No, perché a me è stato raccontato fino a 2 giorni fa. Ho sentito quell'incompetente di Manfredi a OCV che dire che Motta è il nuovo Pirlo. Saluto Manfredi, lo stesso che diceva che Giroud era il centravanti più forte della Serie A con Lautaro e Osimhen. Vabbè. E qui, ma tanti incompetenti come Manfredi hanno detto che Motta è il nuovo allenatore, nuovo Guardiola. Ma com'è qua la storia? Non so, andiamo a vedere i numeri di questa sconfitta in casa con lo Stoccarda? Andiamo a vederli? Guardiamoli, dai. Allora, 7 tiri totali la Juventus, 22 lo Stoccarda. Un tiro in porta la Juventus, 10 lo Stoccarda. E non mi venite a dire la Juventus è rimasta in 10 perché è rimasta in 10 all'82esimo. E questa sera, se Perin non fa 5 miracoli più un rigore parato, tu stasera perdi da 3-0 a salire. Da 3-0 a salire. E ragazzi, stai giocando contro lo Stoccarda. Leggiamo la formazione. Nubel, Vagnomen, Rowalt, Chabot, Mittestad, Karazor, Stiller, Millot, Undav, Leweling, Demirovic. Qui l'unico che in mezzo si conosce è Mittestad, il terzino sinistro perché gioca nella nazionale tedesca. Di che cazzo stiamo parlando? Allora, a me sono concesso che sono i giocatori totalmente inadeguati a livello Champions, perché come io vi avevo detto, ci sono i video di mercato di quest'estate, la Juventus ha preso dei giocatori mediocri, dei giocatorini. Tant'è vero che Di Gregorio non gioca in Champions, gioca Perin, proprio perché Di Gregorio non ha esperienze e la prima partita che gli ha fatto ha combinato danno in Champions League, infatti da lì gioca Perin e stasera è stato il migliore in campo. Poi chi ha preso? Douglas Luiz, fin qui ogni volta che entra, l'ultima partita di Champions è entrato e ha regalato rigore. Qui giocatorino, Koopmeiners non pervenuto, l'unico che poteva un po' spostare equilibri, ma fino a qui non pervenuto. Basta. Sì, Nico Gonzalez e Kefren Turam. Nico Gonzalez viene dalla Fiorentina, è sempre mezzorotto, infatti anche oggi infortunato. Kefren Turam è uno che corre e basta. Stasera l'hai visto. Non è un giocatore con tecnica, non è neanche un giocatore con gli inserimenti gol alla Frattesi. Cioè, non ha nulla di uno che corre messo lì. Vlaovic, ecco, su Vlaovic bisogna iniziare a dire che forse non era tutta colpa di Allegri. Quindi Allegri fa il gioco più scarso d'Europa, nettamente, ma anche Vlaovic ha le sue. Detto che Motta non è niente di che, però non sono totalmente rinunciatari come lo erano con Allegri, eppure questo non riesce a essere pericoloso mai. Una cosa indegna. Anche stasera il nuovo Del Piero non ha fatto niente, perché poi è facile un giocatore per una giocata che fa, ha fatto un gol simile a quello che segnò Del Piero tanti anni fa al suo esordio in Champions, subito il nuovo Del Piero. Evidentemente no, il nuovo Del Piero, perché stasera giocavi con lo Stoccarda, che è una squadra che da noi si gioca la retrocessione, probabilmente anche la Serie B, e non hai fatto niente. C'è stata un'azione molto significativa, uno contro uno tentato sulla fascia a campo aperto, cioè il difensore dello Stoccarda stava scappando all'indietro, il Diz non è riuscito a superarlo completamente. Male, male, perché non eri uno contro uno con Stam. Era uno contro uno col difensore dello Stoccarda a campo aperto e non l'hai superato. Sui terzini stendo un velo pietoso perché Kalulu
è uno che non spinge. Poi si alternava un po' con Savona, un po' andava Savona a spingere come terzino, un po' andava Kalulu, ma la solfa non è cambiata. Savona è un ragazzino, Kalulu non è niente di che, non è uno di spinta, e da quella parte Cabal, ma Cabal, lo scippo che avete fatto questo mercato, l'Inter si fa soffiare Cabal da Giuntoli, Giuntoli re del mercato. Noi avevamo chiuso per 7-8, che già erano tanti secondo me. Questo qua gli ha dato 13 pippi in mano al Verona per pigliare uno che state vedendo. State vedendo. Qualcuno si ricorda stasera un'azione di Cabal, un cross di Cabal, una serpentina di Cabal? Il nulla, giocatore mediocre anche lui. Il nulla. E quindi questo, ragazzi, questo. Poi la cosa che mi dà più fastidio è che si crede che questi abbiano una difesa forte, quando stasera chiunque abbia visto una mezza partita di calcio nella sua vita, una mezza partita, sa che la Juve stasera doveva perdere 3-4-0. Cioè, se la Juve stasera esce solo con l'1-0, è merito di Perin e del fatto che gli attaccanti dello Stoccarda fondamentalmente sono abbastanza scarsi. Tant'è vero che per segnare deve entrare gli ultimi 15 minuti uno che comunque ha assaggiato la Serie A, che è il Bilal Touré, che l'anno scorso ha giocato con l'Atalanta. Ma se no, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, si mangiavano dei gol fatti questi qua, perché il livello è bassissimo. Eppure, ma se tu hai una super difesa, com'è che concedi a una squadra come lo Stoccarda di tirarti 10 volte in porta in casa? Come può essere? Perché manca Coop Mainers? Non penso. Perché manca Gatti? Cioè, stai giocando con lo Stoccarda, sto giocando col City. Qualcuno di voi mi spieghi, se sono così forti in fase difensiva, come fai a concedere 10 tiri in porta a una squadra come lo Stoccarda? Non solo, perché giusto per ricordarci i numeri, che vado a mettere, c'è anche il possesso palla. Aspetta, rimettiamo un attimo. Possesso palla, ragazzi, 51%. Eri in casa, dovevi avercelo te il possesso palla, invece ce l'hanno quegli altri. Cioè, sì, pari, ma è lo Stoccarda. Ecco, un dato che fa anche riflettere, ragazzi, sono i calci d'angolo. Cioè, 10-4. Loro sono stati, questa sera va detto, i Gobbi stasera sono stati presi a pallonate a casa loro nel Cesso Stadium. Quindi quando io sento dire dagli incompetenti come Manfredi o altri che Motta è il nuovo Guardiola, è ovvio che è una frase per incompetenti o per provocatori, mi auguro che Manfredi lo faccia per provocare, perché sennò è una roba che non si può ascoltare. Ma non è solo colpa di Motta. Comunque, i tifosi della Juve, che di calcio non capiscono un cazzo, altrimenti non tiferebbero Juve, parlo del 90%, hanno scambiato dei giocatori mediocri come Douglas Luiz per campioni. Quindi non è neanche tutta colpa di Motta, perché tutti sti campioni con sta tecnica che decidono le partite, io alla Juve, il più forte sapete chi è? Con Seisao. Quello si vede che è. C'è il dribbling, c'è il cambio di passo, c'ha un buon tiro. Chiaro, è un ragazzo, deve crescere, deve migliorare in mille cose. Però si vede che c'è la qualità. Io gli altri che giocavano stasera, sì, Coop Mainers sicuramente uno di qualità, ma fin qui non ha reso. Gli altri, Ildiz, vediamo. Vediamo. Non è mai continuo a essere decisivo. Mai. E quindi, niente. Ragazzi, ditemi la vostra, voglio sapere cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti, ma prima mettete like al video, pollicione, e subito dopo, lo sapete a memoria, iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video, di quando faccio le live che faremo domani sera post partita
di Young Boys Inter, mi raccomando, verso le 23:30, insomma, dopo la partita, il tempo che faccio il video post partita e poi entriamo subito in live. Ormai lo sapete. Detto questo, non resta altro che augurarvi il nostro solito saluto in latino. Vide te mox. Forza Inter sempre e a casa Gobbi, voi e Mottaland, Motta Park, il Motta Park. Visto, visto. Ciao Gobbi. Ciao, ciao, ciao.